Beatrice Di Leo, liceo Lanza Perugini, la poetessa, l'ultima, anzi no, sì, l'ultima poetessa, e poi ci sarà un poeta e concludiamo il concorso di poesie. Beatrice dal liceo Lanza Perugini. Tre di notte. Il soffitto diventa improvvisamente un tipo romantico e mi corteggia. Mi dice che ho gli occhi più belli che abbia mai visto e che quindi devo tenerli aperti per farglieli vedere. Io ho provato a spiegargli che voglio dormire, ma lui è molto egoista, non gli importa di questo. Mi dice però che posso occupare il tempo come preferisco e quindi penso alle lacrime versate per una discussione che avrei potuto evitare, gocce d'acqua che agli occhi di un bambino fanno una gara sul finestrino appannato della mia mente. Un'auto ricoperta di benzina e non piena di benzina. A volte la ricoprono di benzina senza mai riempire il serbatoio. Penso a parole che non avrei mai voluto pronunciare, imbarazzanti, dure, cattive. Farfalle bianche diventate nere a causa dei fumi industriali. Una volta erano delle bellissime farfalle bianche, ora invece sono delle falene orrende che nessuno vuole. Penso alla mia fervida e pessimistica immaginazione, pezzi di vetro conficcati nei piedi. Il sangue e la birra diventano una miscela sola. Penso che l'ansia è una bambina capricciosa che non si accontenta mai, che pesta i piedi perché è troppo abituata ad ottenere quello che vuole. Penso che sono ansiogena, non sono altro che una pignata che si rompe senza che nessuno l'abbia mai colpita. Le caramelle cadono sulle teste di tutti quanti, ma nessuno le vuole. Penso ai baffi sporchi di latte di lui e al mio povero cuore. Penso alle girandole gialle a puallilla nel mio stomaco, che girano impazzite benché in assenza di vento. Penso a quanto è assurdo che quando scrivo è tutto in ordine e quando penso qui dentro scoppia la seconda guerra mondiale. Penso al tempo che non posso controllare, un barboncino tanto più veloce di me che corre per poi buttarsi nel fango pochi minuti dopo aver fatto il bagnetto. Penso alla folla che mi inghiottisce e che mi ruba l'aria. Penso cosa pensano di quello che penso ora queste persone in questa stanza. Fantastica Beatrice Di Leo, un applauso meraviglioso, ma fatevi un applauso per le opere fantastiche che portate qua. Ma che brava. Ma poi come hai fatto a scriverlo in queste ore e a ricordarlo tutto a memoria? Come fa? Io me la cavo con la memoria, quindi non è stato un problema. Non è la prima volta che imparo a memoria qualcosa. Ma bellissimo, brava, complimenti. Una grande lezione, grazie. Una poesia veramente piena di forza e di luce. Grazie, Beatrice. Come hai detto si chiama la tua poesia? Notti bianche. Notti bianche? Molto bello, grazie.